C'è un momento preciso nella mia permanenza qua in Italia quando ho capito la vera importanza del nome di una persona. Ero mediatrice in questo museo quando un giorno mi venne posta questa domanda: conosci l'artista proveniente dal tuo paese, Adrian Pacci? Il nome era scritto bene, ma come lo pronunciano gli italiani era diverso. Per quello non l'avevo riconosciuto subito. Per noi la pronuncia giusta, Pazzi, è come scritta in italiano, Pazzi. Lo stesso problema ho avuto anch'io negli anni con il mio vero nome. Veniva pronunciato con fatica e alla fine accettavo di essere chiamata Julie al posto di Olinda, fino alla pronuncia giusta del nome di Adrian Pazzi. Da quel momento in poi non ho permesso più a nessuno di essere chiamata diverso. Esisteva solo il mio vero nome. Sì, è proprio così. Il nome ti dà quella sensazione che ti rappresenta, ti identifica. In poche parole, l'essere tu, quello che sei veramente. Com'è per me questo uomo qua? Lui è Giuseppe Garibaldi, l'eroe di due mondi. Per me è solo Giuseppe, il Giuseppe umano, quell'umano che mi ha trasmesso mio padre, mio nonno. Con la grandezza interiore di una persona comune, semplice e umile. Adoro quest'opera. Tante volte mi fermo a guardarla con attenzione. Questo uomo di statura bassa non è presentato come nella storia, non è nessun cavallo, nessun piedistallo, è in piedi, perso nei suoi pensieri, con l'aria di una persona come me, come noi, uno di tutti i giorni. In una mano porta le zolette di zucchero, nell'altra una borsa rossa di plastica, come quella della spesa, in un atteggiamento normale, come una persona che incontri per strada. Il suo volto però mi è familiare, mi ricorda una figura a me molto cara, il mio nonno. È un ricordo bellissimo. Sono cresciuta in una famiglia meravigliosa. Siamo tre sorelle e tre fratelli ed io sono la più piccola. Ma è come se avessi condiviso ogni gioia anche con loro. Ero una bambina di 3 anni che giocava in quartiere con gli altri bambini. Ero felice perché tutti i giorni vedevo arrivare il mio nonno e i miei occhi brillavano della felicità. Anche oggi è la stessa cosa, anche se manca da tanto tempo. Spesso vedo arrivare il mio nonno con il suo abito marrone, il suo capello classico, il viso, i baffi che lo rendono inconfondibile. Sì, il mio super nonno. Porta la borsa della spesa, ha l'aria un po' affaticata, ma molto serena. Più si avvicina e più non vedo l'ora di abbracciarlo. Finalmente è qua. Il mio nonno mi porta in braccio, come faceva sempre. Mi porta in casa. Appoggia il suo capello e si siede sulla stessa poltrona. E ad un tratto tira fuori le caramelle. Mi guarda con uno sguardo molto dolce e con tenerezza mi dice: amore di nonno. E tutte queste sensazioni, emozioni, sentimenti, gioie, unite in una sola frase, ricordi. Per poi il ricordo di un'emozione ancora più forte, all'inaugurazione di questa opera, Giuseppe in piedi, creata da un artista albanese. Tra la folla di gente, gli applausi, i giornalisti, sono riuscita a incontrarlo, lui. L'artista dell'opera. Non ho lasciato sfuggire l'occasione, ho steso la mia mano verso la sua per presentarmi. Piacere, io sono Iolinda. Oggi ci ha fatto sentire molto orgogliosi. Complimenti. E sorridendo mi risponde: il piacere è tutto mio, grazie per essere venuta. E lui era Sisley Jaffa, uno come me.